La casa Romanov è stata la seconda e ultima dinastia a governare la Russia. Tutto ebbe inizio con il regno di Mikhail Romanov nel 1613 e si concluse più di tre secoli dopo con i sanguinosi incidenti della rivoluzione del 1917. I Romanov sono sempre stati avvolti da intrighi e dicerie. I dettagli dell'assassinio della famiglia reale russa rimangono attuali anche un secolo dopo la loro morte. Come direbbe uno storico britannico, questa è davvero una saga familiare. L'origine dei Romanov è legata ad altre 12 famiglie nobili russe, il cui antenato comune è Andrei Kobila, un boiardo al servizio di Simone I di Russia. Le generazioni successive associarono Kobila a un pedigree illustre. Inizialmente si dice che sia arrivato a Mosca nel 1341 dalla Prussia, dove suo padre era un famoso ribelle. Alla fine del XVII secolo fu pubblicata una linea genealogica fittizia, secondo la quale la sua origine risaliva a Giulio Cesare, dittatore generale dell'Impero Romano. Si ritiene che le origini di Andrei Kobila fossero meno nobili, non solo perché Kobila è la parola russa che significa cavalla, ma anche perché i suoi parenti avevano cognomi legati ai cavalli e ad altri animali domestici, il che indica che erano discendenti di cavalieri reali. Nel corso degli anni i Romanov crebbero e aumentarono il loro potere fino a raggiungere la guida della Russia nel XVI secolo. La dinastia Romanov nacque da un matrimonio nel 1547. La sposa era Anastasia, figlia dei Romanov, una buona famiglia della nobiltà moscovita. Lo sposo era il 17enne principe moscovita Ivan IV, che si era appena proclamato zar di Russia. Ivan IV, noto come Ivan il Terribile, 1530-1584, apparteneva alla dinastia dei Ryurik. Fu il primo sovrano incoronato come zar, titolo adottato dal nonno Ivan III, il gran principe di Mosca che aveva sconfitto i mongoli nel 1480. Dopo la caduta di Bisanzio ad opera degli islamici ottomani, assunse la posizione di leader dell'ortodossia, sposando la nipote dell'ultimo imperatore bizantino. L'unione gli permise di presentarsi come erede degli imperatori romani. Da qui il titolo di Cesare, che assunse la forma russa di zar o zar. Ivan aumentò la prosperità del suo regno, marciando nell'Asia meridionale con una crociata cristiano-ortodossa per sconfiggere i tartari islamici, discendenti di Gengis Khan. Affrontò trionfalmente ribellioni interne e tradimenti provocati da un comportamento esuberante. Ebbe 8 mogli, 3 avvelenate e altre uccise per suo ordine, e diversi figli. Anastasia Romanov fu la sua prima moglie e la sua preferita. La tecnica di Ivan per ottenere una moglie era notevole. Ordinò a 2000 ragazze di mettersi in fila per essere ispezionate da lui. Scelse Anastasia. Ma Ivan si innamorò profondamente della giovane moglie. Quando morì, 10 anni dopo, sospettò che fosse stata avvelenata. Il suo dolore si trasformò in rabbia e forse in follia. Il suo regno divenne progressivamente crudele e divenne noto come Ivan il Terribile. Portava sempre con sé un pastorale di ferro con il quale impalava i cortigiani che lo infastidivano. Quando Novgorod si ribellò, Ivan assediò la città e si sedette per 5 settimane su un trono all'aperto mentre 60.000 persone venivano torturate e uccise sotto i suoi occhi. Diviso tra il bene e il male, Ivan parlava sempre di abdicare al trono. A metà del suo regno lasciò Mosca e si recò in un monastero, dove partecipò a orge chiassose, esecuzioni sanguinose e provò un rimorso abissale. Poi tornò sul trono e, in un impeto di rabbia, pugnalò il suo figlio maggiore e preferito. Quando il giovane morì, Ivan cercò di espiare la sua colpa leggendo la Bibbia e pregando senza sosta. Piangeva dicendo che la sua vita era stata rovinata dalla morte dell'amata Anastasia Romanova. Alla fine della sua vita era una persona perseguitata dalle sue vittime. Gli cadevano i capelli e strillava ogni notte. Quando morì, presumibilmente durante una partita a scacchi con il cortigiano Boris Godunov, il suo ultimo gesto fu quello di chiedere di diventare monaco. A Ivan successe il figlio Feodor, molto debole. Alla fine fu sostituito dal reggente Boris Godunov, che governò come zar per 5 anni. La sua morte diede origine a un'orda di pretendenti e candidati al trono.
Nella storia russa questo periodo è conosciuto come il tempo dei problemi. Il trono fu infine rivendicato da un figlio del re di Polonia. Un esercito polacco occupò Mosca, trincerandosi nel Cremlino e bruciando il resto della città. Assediati dai russi, i polacchi occuparono il Cremlino per 18 mesi e sfuggirono alla fame solo divorando i propri morti. Nel novembre 1612 il Cremlino si arrese. La Russia, che non aveva avuto un monarca per 3 anni, convocò un'assemblea nazionale per eleggere un nuovo zar. La scelta cadde su un altro ragazzo, il 16enne Michele Romanov. La sua pretesa era debole dal punto di vista del sangue reale, era solo il nipote di Ivan il Terribile, ma era l'unico candidato accettato dalle fazioni nobiliari. In una giornata fredda e ventosa, il 13 marzo 1613, una delegazione di nobili, ecclesiastici, aristocratici, mercanti, artigiani e contadini, in rappresentanza di tutte le classi e le città della Russia, arrivò a Kostroma, sull'Alto Volga, comunicando a Michele che era stato eletto zar. Sua madre si oppose, sostenendo che tutti gli zar precedenti avevano avuto sudditi sleali. I delegati ammisero che era vero, ma fummo puniti e trovammo un accordo in tutte le città. Emozionato, Michele accettò. L'11 luglio 1613, al Cremlino, fu incoronato primo Romanov. Il giovane zar riuscì a mantenere l'armonia e la coesione sociale nei suoi 3 decenni di regno. Le sue qualità personali contribuirono al successo del suo governo ed è ricordato come un uomo delicato e gentile. Queste caratteristiche lo aiutarono a consolidare l'autorità zarista. Tuttavia, per la maggior parte del suo regno, Michele non fu l'unica autorità. Quando salì al trono, sua madre Marta si mise a capo della famiglia. Suo padre Filaret divenne correggente dopo essere tornato dalla Polonia, dove era stato tenuto prigioniero. Sebbene fosse considerato un patriarca, nei documenti veniva chiamato Grande Sovrano. Durante il suo regno, Michele iniziò un processo di europeizzazione della Russia, che ebbe una svolta importante durante il regno di Pietro il Grande. Michal Romanov morì il 12 luglio 1645. I suoi successori cercarono di mantenere la sua eredità. Nel 1689 salì al trono Pietro il Grande, considerato il più grande dei Romanov. Dopotutto era alto 2 metri. Ok, non potevo perdere l'occasione di fare questa battuta. Andiamo avanti. Incoronato zar nel 1689, Pietro regnò per 36 anni. Fin dall'infanzia Pietro nutrì interesse per l'Europa. Da adolescente scappava dal Cremlino per giocare fuori città con 3 compagni più grandi, uno scozzese, un tedesco e uno svizzero. Nel 1697 fu il primo zar a lasciare la Russia. Viaggiò sotto pseudonimo e trascorse 1 anno e mezzo vagando per l'Europa occidentale. Era difficile rimanere in incognito, data la sua statura. Inoltre viaggiò con un seguito di 250 persone, tra cui nani e buffoni di corte. La sua lingua era il russo e i suoi modi, diciamo che non erano particolarmente educati. Quando tornò in Russia, Pietro ingrandì ferocemente l'impero, a est e a ovest. Si tagliò la lunga barba, ordinò a tutti gli uomini di portare i baffi come lui e modificò le vesti dei nobili. Costruì anche la prima flotta marittima russa, militarizzò l'impero e lo rese una potenza che perseguitava il mondo, soprattutto i temuti ottomani. Pietro è considerato il padre della Russia moderna. Egli occidentalizzò l'impero e costruì da zero la più europea delle città russe, San Pietroburgo, che in seguito fu chiamata Pietrogrado e Leningrado, riacquistando il suo nome originale dopo essere stata la capitale russa per 2 secoli. La città fu costruita a largo del fiume Neva, sul Mar Baltico, nel 1703. Progettata da architetti e artisti europei, fu costruita con il lavoro degli schiavi di migliaia di soldati svedesi che le armate di Pietro avevano sconfitto nella Grande Battaglia del Nord. L'occidentalizzazione provocò la rivolta del primogenito ed erede Alessio, che fu accusato di tradimento dal padre e morì dopo essere stato vittima di lunghe frustate. Le imprese furono un palliativo per alleviare la tensione permanente alla corte di Pietro. Questo fino alla sua morte, causata da una cancrena alla vescica, l'8 febbraio 1725. A Pietro successe la moglie Caterina. Caterina era la seconda moglie di Pietro, una serva con presunte origini svedesi. Nel 1703 Caterina incontrò Pietro,
che era già sposato. I due divennero amanti. Pietro e Caterina si sposarono segretamente intorno al 1707 ed ebbero 12 figli, ma solo Anna e Isabel sopravvissero all'età adulta. La coppia ebbe una forte relazione. L'imperatore la sposò ufficialmente nel 1712 e la nominò imperatrice consorte. Pietro incoronò Caterina co-reggente dell'impero russo nel 1724 e lei salì al trono da sola nel 1725, dopo la morte del marito, diventando la prima donna della storia a governare la Russia. La nuova imperatrice fu controllata dai suoi consiglieri per gran parte del suo regno, ma da sola riuscì a ridurre le spese dell'esercito e ad alleggerire il carico fiscale sulla popolazione. Caterina morì nel 1727 all'età di 43 anni a causa della tubercolosi. Le succedette Pietro II, nipote di Pietro il Grande. Pietro II ebbe una vita breve, morendo all'età di 14 anni. Dopo la sua morte si concluse la discendenza maschile della dinastia Romanov. Il successore fu Anna Ivanovna, figlia di Ivan V, fratellastro di Pietro il Grande. In seguito salì al trono un'altra donna, Elisabetta Romanov, figlia di Pietro il Grande e di Caterina I, salì al potere dopo un colpo di Stato e governò per molti anni. Il trono passò poi al debole figlio Pietro III, che perse la corona a favore della moglie, la principessa germanica Sofia. Caterina è rimasta per sempre nella storia con il nome di Caterina la Grande. Caterina era un'altra figura che sovrastava la dinastia Romanov, ma non era né russa né Romanov. Caterina era un'oscura principessa germanica che sposò Pietro III all'età di 14 anni. I due vissero insieme per 18 anni, prima come fratelli e poi come antagonisti, quando Pietro la insultò in pubblico e iniziò a vivere apertamente con la sua amante. Nel 1762 fu organizzata una cospirazione in suo favore e Pietro fu costretto ad abdicare. Poco dopo morì in una lotta sospetta durante una cena. Poiché non è mai stato confermato che Pietro III fosse il padre del figlio di Caterina, Paolo è probabile che la discendenza originaria dei Romanov si sia conclusa dopo questo litigio. Il regno di Caterina aggiunse lo stile classico all'autocrazia russa. Diderot, Locke, Voltaire e Montesquieu erano i suoi autori preferiti. Scambiò lettere con Voltaire e Federico il Grande, costruì il bellissimo palazzo dell'Ermitage come casa per gli ospiti se Voltaire avesse voluto visitare la Russia, ma non lo fece mai. Caterina scrisse una storia del suo paese con dipinti e sculture. Non si sposò mai una seconda volta. Visse da sola, alzandosi alle 5 del mattino e lavorando 15 ore al giorno. Nel corso degli anni ebbe decine di amanti, alcuni, come il principe Gregorio Potemkin, contribuirono a governare la Russia. A proposito di Potemkin, scrisse che le lettere scambiate tra i due erano quasi da uomo a uomo, tranne per il fatto che uno dei due era una donna molto attraente. Caterina morì nel 1796, l'anno in cui Napoleone Bonaparte ottenne le prime vittorie militari in Italia. 16 anni dopo, Napoleone invase la Russia ed entrò a Mosca, dove il suo esercito fu decimato dal vento e dalla neve. 2 anni dopo, nel 1814, il nipote di Caterina, lo zar Alessandro I, entrò a Parigi al comando dell'esercito russo. Il successore di Alessandro fu suo fratello Nicola I. Nicola II, l'ultimo zar, era il pronipote di Nicola I. Ma i Romanov si distinguevano dagli Asburgo perché non si ostinavano a mantenere il lignaggio reale all'interno della famiglia. Ad esempio, Nicola II era difficilmente considerato russo. Gli zar sposarono donne tedesche e danesi che gradualmente dissiparono il sangue russo degli zar. La vittoria dello zar Alessandro I contro Napoleone Bonaparte rese la Russia una forte potenza militare. Allo stesso tempo, concentrò sempre più potere nelle mani dello zar, poiché i venti rivoluzionari di Napoleone non ebbero successo in Russia. Per tutto il XIX secolo, gli zar Nicola I, Alessandro II e III dovettero ancora combattere duramente contro i movimenti nazionalisti, liberali e anarchici. Alessandro II cercò anche di fare alcune riforme liberali e modernizzanti per rinnovare la cristallizzata società russa. Il 19 febbraio 1861
decretò la fine della servitù della gleba in Russia, una legge che era già stata abolita in tutta Europa. 22,5 milioni di contadini serbi della gleba furono liberati, ma la proprietà dei latifondi fu mantenuta. A causa dell'umiliazione subita dalla Russia dopo la guerra di Crimea nel 1874, l'imperatore decise di investire in risorse belliche, impose la coscrizione militare e la costruzione di zone di difesa. Inoltre il re seguì il modello francese e implementò nuovi codici penali e giudiziari, includendo un tribunale, giudici e giurie. Il Ministero degli Interni creò anche forze di sicurezza rurali e municipali. Tra le sue numerose conquiste, l'imperatore istituì assemblee elettorali per la riscossione delle imposte nelle località rurali e poi nelle città. Ma lo stile modernizzante di Alessandro II non fu ben accolto. Tentarono di ucciderlo più volte e alla fine fu assassinato in un attentato il 13 marzo 1881. L'assassinio di Alessandro II ebbe gravi conseguenze per la Russia, soprattutto a causa dell'irrigidimento dell'autocrazia portato avanti dal figlio, lo zar Alessandro III. L'assassinio di Alessandro II fu una battuta d'arresto per il movimento riformista. Una delle ultime idee dell'imperatore fu quella di elaborare dei piani per un parlamento eletto, la Duma, che furono completati alla vigilia della sua morte. Tuttavia, non erano ancora stati presentati al popolo russo. Alessandro aveva pianificato di rivelare le sue idee per la creazione della Duma 48 ore dopo il giorno del suo assassinio. Se fosse vissuto un po' più a lungo, la Russia avrebbe potuto seguire la strada di una monarchia costituzionale invece della lunga oppressione iniziata con il regno del figlio. La prima azione di Alessandro III dopo l'incoronazione fu quella di stracciare quei piani. La Duma fu creata solo nel 1905, quando il nipote di Alessandro, Nicola II, fu spinto a istituirla dopo la rivoluzione russa del 1905. Una seconda conseguenza dell'assassinio fu l'inizio dei pogrom e della legislazione anti-ebraica. Tra il 1881 e il 1920, circa 2 milioni di ebrei furono espulsi dalla Russia. Una terza conseguenza fu la soppressione delle libertà civili in Russia e il ritorno di una pesante repressione poliziesca dopo una certa liberalizzazione nel regno di Alessandro II. All'assassinio dello zar assistettero di persona il figlio Alessandro III e il nipote Nicola II. Entrambi hanno successivamente governato la Russia e hanno promesso che il loro destino non sarebbe stato lo stesso. Entrambi utilizzarono l'Okhrana, la polizia segreta russa, per arrestare i protestanti e reprimere i presunti gruppi di ribelli, sopprimendo le libertà personali del popolo russo. Infine, l'assassinio ispirò gli anarchici a promuovere una propaganda attiva, ricorrendo a grandi atti di violenza per incitare alla rivoluzione. Sebbene fosse profondamente autoritario e prudente, Alessandro III non sfuggì ai tentativi di assassinio. Il 1 marzo 1887, Alexander Ulyanov partecipò a una di queste azioni. Era il fratello di Vladimir Ulyanov Ilich, meglio conosciuto come Lenin. I piani del gruppo del fratello di Lenin furono scoperti dall'Okhrana. Il fratello fu arrestato e impiccato. La morte di Alexander cambiò completamente la vita di Vladimir, che fino ad allora era un giovane studioso. Il fratello maggiore di Lenin fu molto importante nella sua formazione politica come pensatore rivoluzionario e poi come fondatore dell'Unione Sovietica. Il regno di persecuzione e oppressione di Alessandro III terminò il 1 novembre 1894, quando morì a soli 49 anni. Tutti si aspettavano che vivesse più a lungo, poiché era sempre stato considerato sano e forte. Ma la sua morte inaspettata portò al trono russo il giovane e inesperto Nicola II. L'ultimo zar fu Nicola II, un uomo inadatto a comandare l'impero. Era timido e religioso, credette fino alla fine che il suo regno fosse un disegno di Dio e commise gli stessi errori dei suoi predecessori, Nicola I, Alessandro II e Alessandro III. Criticò Pietro il Grande, ritenendo che quest'ultimo avesse infranto le tradizioni russe.
ignorò anche gli sconvolgimenti politici e sociali che imperversavano nell'impero dall'inizio del XIX secolo, quando i venti della Rivoluzione francese avevano spazzato il mondo. Dopo Alessandro I, che per ironia della sorte aveva combattuto contro un despota per liberare la Francia e l'Europa, per poi comportarsi anch'egli come tale, ci furono diverse rivolte nell'impero russo. L'infinita servitù della gleba, che massacrava una popolazione miserabile, soprattutto milioni di contadini, oltre alla mancanza di percezione di fronte ai profondi cambiamenti come il liberalismo e il socialismo, e alle nuove potenze industrializzate europee, resero il regno di Nicola un caos. Distaccato dalla realtà del suo impero, lo zar era dominato dalla moglie Alexandra, nipote della regina Vittoria. Fu anche influenzato da una strana figura che credeva un inviato divino, ma che accelerò la sua caduta: il mistico contadino siberiano Grigori Rasputin, 1869-1916. Finché non fu assassinato da un principe che voleva salvare la monarchia, Rasputin controllò completamente la vita degli ultimi Romanov. Il potere di Rasputin su Nicola era direttamente collegato all'ultimo erede Alessio, il più giovane, che era emofiliaco e guarì dopo essere stato assistito dal misterioso mistico. Incosciente, Nicola tollerava persino le fornicazioni di Rasputin con le donne di corte perché lo riteneva un inviato di Dio a corte. L'ultimo zar lasciò che i suoi nemici crescessero intorno a lui, reprimendo violentemente tutte le rivolte, compreso l'ammutinamento dei marinai del 1905. Nel febbraio 1917 non poté più resistere. Dopo aver portato la Russia nella Prima Guerra Mondiale con armamenti obsoleti rispetto alle potenze europee, la corte crollò. Bolscevichi, menscevichi e altri rivoluzionari, così come i contadini e parte della nobiltà e della corte, misero fine alla dinastia Romanov. Dopo 16 mesi di prigionia in Siberia, Nicola, la moglie Alessandra, il giovane Alessio e le principesse Olga, Maria, Anastasia e Tatiana furono trucidati dai bolscevichi a colpi di pistola e baionetta. L'obiettivo era garantire l'eliminazione di tutti i Romanov per sbloccare l'ascesa del comunismo in Russia, che culminò nei decenni di piombo guidati da un nuovo tipo di zar nel XX secolo, Joseph Stalin. All'epoca il governo di Lenin si limitò a confermare la morte dello zar, ma Nikolai Sokolov, l'investigatore del governo bianco in Siberia, trovò le prove che gli 11 residenti della casa Ipatiev erano stati giustiziati e cremati non lontano da lì. Il destino dei corpi rimase un mistero fino alla fine dell'Unione Sovietica nel 1991. Seguendo gli indizi lasciati da Sokolov, 9 scheletri trovati da storici dilettanti negli anni 80 furono esumati da una fossa poco profonda vicino al luogo dell'esecuzione. Sebbene quasi tutti gli attuali discendenti dei Romanov ritengano che la Russia non adotterà una monarchia costituzionale, tantomeno un'autocrazia come ai tempi di Nicola II, ci sono 5 rami della famiglia che rivendicano il diritto al trono del deposto zar. Nel 2013, anno in cui la dinastia Romanov avrebbe compiuto 400 anni dalla sua ascesa al potere, il 48% dei russi ha dichiarato di valutare positivamente lo zar Nicola II, secondo solo a Lenin e Stalin.